Buongiorno a tutti, giornata uggiosa oggi, veramente triste, triste, triste. Comunque, per mettere un po' di allegria, la magliettina, come sempre, della settimana, con la frase della settimana. Poi da lunedì prossimo ne metterò un'altra, sempre simpatica e carina. Ma veniamo alla rubrica del Gigione e alle due call news. La prima riguarda un servizio, una app molto interessante, molto, molto bella. E la seconda cosa riguarda invece una questione di rapporto con le persone, diciamo così. Amicizia, ecco, per intenderci. Comunque, partiamo con la prima notizia, perché a partire dal mese scorso Google Meet, il servizio di videoconferenza solitamente incluso negli account Enterprise o Education, è a disposizione di tutti gli utenti con un account Google attivo. E la società stessa che ne ha dato l'annuncio, confermando che chiunque abbia un account Google potrà partecipare a meeting virtuali fino a 100 persone contemporaneamente. Da adesso fino al 30 settembre, cioè dal mese scorso, la durata di questi meeting non avrà alcun limite di tempo. Dal 30 settembre in poi i meeting per gli account base di si intende avranno durata massima di un'ora. Il rilascio inizierà gradualmente, è iniziato gradualmente da maggio. Vi potete iscrivere direttamente sul sito per sapere di più. Per accedere ad un meeting non è sufficiente avere un account Google, bisogna essere connessi al dispositivo su cui lo si usa. In questo modo Google spera di aumentare le misure di sicurezza relative al suo utilizzo. Utilizzando l'account si dovrebbero evitare utenti anonimi, ad esempio, e ci saranno anche altre misure precauzionali. Ad esempio, se una persona non era stata invitata a partecipare tramite l'apposito appuntamento sul calendario, e in qualche modo viene aggiunta al meeting, verrà collocata in una stanza virtuale d'attesa. Solo l'host potrà approvare l'ingresso alla videoconferenza della persona. Questo anche per evitare i problemi che hanno afflitto Zoom in questo periodo di quarantena forzata. Inoltre, Google ci tiene a sottolineare che le riunioni video su Meet vengono crittografate in tempo reale e tutte le registrazioni archiviate su Google Drive e restano criptate. Inoltre, i dati degli utenti su Meet non vengono usati per scopi pubblicitari e Google non vende dati degli utenti a terze parti, ma speriamo. Il tutto gira su una rete privata che connette i vari data center di Big G tra loro, garantendo appunto la sicurezza dei dati. La mossa di Google è ovviamente pensata per favorire tutti quei lavoratori costretti al telelavoro e anche per favorire le classi scolastiche virtuali. Scusate. A tal proposito, Google ha comunicato anche qualche dato interessante a riguardo proprio all'utilizzo di Meet nel mese scorso. Da gennaio l'utilizzo giornaliero di Meet è cresciuto 30 volte. Ogni giorno Meet ospita riunioni per un totale di 3 miliardi di minuti e registra 3 milioni di nuovi utenti. Minchia! A partire dal mese scorso, gli utilizzatori giornalieri di Meet hanno superato i 100 milioni. In ogni caso, per esperienza personale, possiamo dirvi che lo strumento di Google fa il suo dovere, non per forza in ambito lavorativo, ma anche ricreativo, e che dalle impostazioni è piuttosto semplice gestire strumenti di input e di output ed eventuali altre opzioni. Per creare una riunione o per avviarla è sufficiente collegarsi all'apposita home di Google Meet. Da browser è appunto sufficiente aprire il link che appunto vi suggerisce Google. Da dispositivi mobili è necessaria l'applicazione gratuita scaricabile da App Store e Play Store. Citiamo direttamente tutti i punti riportati da Google a riguardo delle misure di sicurezza attuate sul servizio. Allora, punto primo, forniscono un consistente set di controlli host, ad esempio la possibilità di ammettere o negare l'accesso a una riunione e disattivare o rimuovere i partecipanti se necessario. Seconda cosa, non permettono a utenti anonimi, cioè che non abbiano un account Google, di partecipare alle riunioni create dagli account dei singoli utenti.
I codici per partecipare alle riunioni sono complessi di default e quindi resilienti a qualsiasi tentativo di accesso forzato. Le riunioni video su Meet vengono crittografate in tempo reale, tutte le registrazioni archiviate in Google Drive restano criptate. Altra cosa, non si richiede plugin per installare Meet sul web, funziona interamente su Chrome e altri browser, per questo motivo è meno vulnerabile alle minacce sulla sicurezza. Per i dispositivi mobili, l'app Google Meet è disponibile sull'App Store di Apple e sul Play Store di Google. Inoltre, gli utenti Meet possono registrare il proprio account all'interno del programma di protezione avanzata di Google, il sistema di protezione più efficace a disposizione contro il phishing e il furto di identità. Tutti i servizi di Google Cloud sono sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza e privacy. Le loro certificazioni di conformità a livello globale consentono di soddisfare requisiti normativi come GDPR e HIPAA, così come COPPA e FERPA, per quanto concerne l'ambito dell'istruzione. I dati degli utenti su Meet non vengono usati per scopi pubblicitari e Google non vende dati degli utenti a terze parti. Poi operano su una rete privata altamente sicura e resiliente che gira intorno alla Terra e connette i loro data center tra loro, garantendo la sicurezza dei dati. La fiducia si costruisce sulla trasparenza e per questo pubblicano la posizione di tutti i loro data center. Quindi, signori, se qualcuno non lo conosceva già, c'è Google Meet. Potrebbe essere utile anche per chattare tra amici, eh? Non è che dovete farvi le videoconferenze con il capo, eccetera, eccetera, e mettervi giacca e cravatta. Magari volete semplicemente fare una bella videoconferenza in allegria con gli amici, Google Meet. Veniamo alla seconda notiziola, che non è una notiziola, ma è una cosa per farvi riflettere, come sempre. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l'amore non si implora, l'amicizia non si pretende, l'affetto non si mendica, ma spesso non è così. Ci sono cose che non hanno bisogno di troppi ragionamenti, di troppo tempo per essere capite e di conseguenza vissute con la naturalezza e l'immediatezza che meritano. Come l'amore, anche l'amicizia rientra tra queste. Ancor più che in un rapporto di coppia, in un vero rapporto di amicizia, non dovrebbe esistere il rincorrere, il farsi desiderare, il concedersi con il contagocce. Quando in un rapporto di amicizia le attenzioni, la telefonata, l'invio di un messaggio sono sempre a carico di una delle due persone, significa che qualcosa si è inceppato, che qualcosa si è rotto, minato alla base. L'affetto non deve mai essere elemosinato, la parola di conforto non deve essere negata e la presenza, soprattutto nei momenti critici, qualcosa che distingue un rapporto autentico da uno fondato solo sull'interesse. Uno studio ha evidenziato i punti salienti di un vero rapporto di amicizia. Il primo è definito come il bene irrazionale, un sentimento capace di resistere al tempo, alla lontananza, anche ai litigi e agli screzi tra due persone. È presente, non si riesce a spiegare con tanti ragionamenti. C'è, è così. L'altro elemento cardine è la connessione, una forma di empatia particolare che porta subito, con immediatezza, a capire lo stato d'animo altrui. Sia nei momenti felici che in quelli tristi, una capacità di condividere spontaneamente tutto. La condivisione è il terzo elemento fondamentale. Sentire e capire le emozioni, gli stati d'animo, è importante. Saperli e volerli condividere è ciò che segna la differenza, che rende un rapporto veramente unico e indissolubile. Se non vi è questo trasporto, questa gratuità di comportamento, è difficile inquadrare il rapporto come una vera amicizia. Perché, come per tante situazioni che viviamo, c'è un giudice infallibile, rigoroso, ma giusto, e si chiama tempo. È un giudice che non regala nulla, al contrario, ma è capace di misurare la vera intensità di un rapporto di amicizia. È quello spazio che non concede finte, inganni, che non permette che un sentimento così importante si supponga, esista, o è concreto, vissuto, o non è tale.
Bene, ragazzoli, fatemi sapere cosa ne pensate. Mi sembra che sia un discorso chiaro, limpido, lapalissiano. Poi qualcuno mi verrà a scrivere cosa vuol dire lapalissiano. Gigi, poi ve lo spiego eventualmente, ma non penso ci sia bisogno. Poi ormai avete internet, mettete lapalissiano, significato e lo trovate. Che tanto è come limpido e chiaro, lapalissiano, una cosa che si vede alla luce del sole. Comunque, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio. Ci vediamo ai prossimi video perché poi dopo, già da stanotte, comincerò con le schedine e bollettine del Gigione, perché ci sono gli anticipi, poi c'è il campionato, sabato e domenica, campionato italiano, campionato tedesco, campionato inglese, campionato spagnolo. Meno male che l'italiano sono solo 4 partite per ora. Vabbè, the show must go on, dicevano gli antichi, quindi. Il Gigione va avanti. Ciao!